Vorrei tanto essere insieme a Ezel quando nascerà il bambino. Ma devo convincere Pearson a rimandarmi a combattere. Devo trovare Zeus. Lui farebbe lo stesso per me. Se non dovessi tornare. Beh, abbi cura di loro, Paul. Oh, cosa sei venuto a fare? Secondo te? A suicidarti. Fossi in te non ci andrei. Pearson è fuori di sé. Ok, grazie. Ti avevo detto di levarti dalle palle. Io andrò a prendere Zeusman. Dillo al cappellano perché non voglio un secondo incapace di eseguire gli ordini. Nemmeno lei li ha eseguiti rifiutando di abbandonare i suoi a Kassarin. Che cazzo hai appena detto? Ha sentito. Vattene finché puoi farlo con le tue gambe. L'ha detto Davis. Non è stata colpa sua. Lei ha agito per il bene del suo plotone. Ah! Va via. Subito! Io non mi muovo. Ho detto fuori! Porca puttana! Avevo l'ordine di ritirarmi. Ma dovevo dimostrare qualcosa. Avevo detto che avremmo difeso questo passo fino all'arrivo dei rinforzi. Che non sono mai arrivati. Mai arrivati. Quindi hai ragione. Li ho fatti morire. Ora va. Non senza il mio plotone. Pensi di avere fegato, eh? Turner non si sarebbe mai... Turner è morto! Dia un senso alla sua morte! Al suo sacrificio! Tu non sei un cazzo di sacrifici! E questo... congedo con onore firmato da Davis. Tornavo a casa. Potevo avere tutto. Un'accoglienza da eroe. La mia ragazza tra le braccia. Cazzo! Una stella di bronzo! Ma ho un'ultima missione. Tu sei un pazzo. Fosse solo pazzo. Informazione. Sergente. Informazione, cazzo. Se vuoi farlo, questo è il momento. Vedi di levarti dalle palle. Vedo che ci siamo tutti. Non tutti. Prendiamo quel ponte e troviamo Zeusman. Sì, caporale. Se Zeusman è vivo, è oltre quel ponte. Dobbiamo conquistarlo. D'accordo, ci siamo! L'ultimo ponte sul Reno! Se questo convoglio passa, apriremo il fronte. Li divideremo. La va o la spacca? Siamo all'atto finale. Accettami! Forza! Con me, andiamo! Dobbiamo prendere l'ingresso del ponte! Sì, sergente. Forza! Ehi! Non farmi pentire di averti dato un'altra possibilità! Può starne certo. Andiamo! Il convoglio darà copertura mentre avanziamo verso il ponte! Muoversi! Saltare
2! Finestre al secondo e terzo piano! Sparare in movimento! Eliminare le mitragliatrici! Che faranno saltare il ponte, dobbiamo fermarli. Stiles, come va? Schierano l'impossibile. Teneteli occupati, noi pensiamo alle cariche. Bene, andrò avanti mentre Daniels e Stiles proteggono i genieri. Pronti? Forza, andiamo. Voi due, disinnescate le cariche sotto la struttura. I crocchi stanno ripiegando. State giù e occhi aperti. Davanti. Spara per primo, Daniels. Butta una granata! Lo disinnesco io! Daniels, ho granate e fumogeni che aspettano te. Non ammazzate i loro compagni. In piedi, muoversi, c'è ancora molto da fare. Spara!
Daniels, ho granate e fumogeni che aspettano te. Ascoltate! Aerei! Stuka! Vogliono bombardare il ponte! Andate, via! Dobbiamo andarcene da qui! Trucchi ai barili! Granate e fumogeni, Daniels! Daniels, finisci il lavoro alla torre! Granate e fumogeni che aspettano te. Daniels, vai subito lassù! Via granate e fumogeni! Tutti sistemati! Daniels, Howard, con me! Muoversi, dai! Fumogeni, fuoco di sbarramento! Alle trincee, muoversi! Arrivano da sud-ovest! Daniels, vieni subito qui! Daniels, con me! Prendiamoci quella contraerea! Thank you.
tanche! Quel ponte! Sinistra! Ottimo, Daniel! Ora è una! Colpo diretto! Ottimo, Daniel! Puoi farcela, Daniel! Si arrendono! È finita! È finita! Credo di doverle delle scuse. Mi devi molto più di questo. Siamo stati grandi. Abbiamo fatto la storia. Primi oltre il Reno. Cos'hai da guardare, Fritz? Ci sono campi di prigionie in questa zona. Davis ha ordinato di attendere l'autorizzazione prima di andare a controllare. Ma sapete che farvene degli ordini di Davis?
Sì, sergente. Perfetto. Il mio plotone ha attraversato per primo il Reno. Ora il convoglio avanza nel cuore della Germania. Ormai la guerra è vinta, ma non per me. Non finché zio se la fuori. Dopo aver lasciato il ponte nella missione a est, abbiamo perlustrato i campi lungo la strada. Pensavo di aver visto ogni tipo di atrocità. Mi sbagliavo. Ma di sicuro non scorderò mai quello che ho visto. I superstiti ci hanno detto che gli altri prigionieri, tra cui Ziusman, erano stati portati in un campo più piccolo a 3 ore da lì. Potevo solo sperare che fosse ancora vivo. Ultimo. Mi sembra un campo di lavoro. Forza. Ho l'impressione che sia deserto.